Buongiorno a tutti, sono Giorgio Mottini, sono un kinesiologo, mi occupo di attività motoria e riequilibrio posturale. Sono fondatore di Eukinetica Star Bene Lavorando, una società di servizi che si occupa di diffondere tematiche, che riguardano il benessere dei lavoratori e faccio parte, del consiglio direttivo di SIE Lombardie, della Società Italiana di Ergonomia. Ringrazio SIE Piemonte per avermi invitato a condurre questo webinar. Buona visione a tutti. Anche per chi progetta appunto attrezzature, strumenti, tecnologie, ambienti, spazi, avere proprio conoscere un pochettino di più del corpo. Da qua nasce un po' anche l'idea di eukinetica. Eukinetica vuol dire il buon movimento, il giusto movimento. Perché negli studi che ho fatto ho compreso che tutte le persone hanno bisogno dello stesso tipo di attività motoria per stare bene, e in particolare a seconda del lavoro che svolgono. Infatti, l'impiegato, per esempio, come vedremo, per star bene deve fare delle cose un po' diverse da chi, per esempio, lavora in fabbrica e compie sforzi, fa movimenti ripetitivi o solleva carichi manualmente durante la giornata. Allora, voglio subito coinvolgervi e porvi questa domanda. Allora, mi sentite? Silvia, mi senti? Ok, Assolutamente sì. perfetto. No, perché non riesco a vedere più i vostri. Ah, vi siete tutti tolti, ecco perché. Non vedo nessun più, non vedo visi. Ok. Ci siamo. Perfetto, no, va bene. Mi sentivo un po' solo come questo deserto. Allora, vi chiedo di rispondere in chat. Allora, immedesimatevi in questa situazione. Allora, siete nel deserto da 3 settimane. Da quando siete lì avete finito le scorte di cibo. Da 3 giorni non bevete acqua. E purtroppo vi siete anche rotti una gamba. Quindi una situazione molto al limite. Senza acqua possiamo stare al massimo 4-5 giorni, senza cibo 3-4 settimane, quindi siamo in una situazione al limite della sussistenza e in più con una gamba rotta e soli. Però c'è una speranza di vita. Di fronte a noi a 100 metri c'è un tavolo e su questo tavolo troviamo in un punto acqua, in un punto del cibo, in un altro punto un telefono per chiamare soccorsi, in un altro punto il nostro partner ideale o reale, quello che volete. Adesso vi chiedo di rispondere in chat dicendomi in quella situazione verso quale punto del tavolo andate immediatamente per uscire da quella situazione, che vi ricordo essere l'unica speranza di vita, che se rimanete lì, diciamo che il finale sarebbe un altro, non quello di sopravvivere. Allora, vediamo un pochino cosa dite in chat. Silvia dice acqua, Francesco dice acqua, Marco acqua. Non vale non rispondere, eh? Telefono, acqua, cibo. Ok, affettività. Abbiamo anche qualcuno che sceglie il partner. Va bene. Allora, ognuno di voi ha scelto. Io vi dico una prima cosa, non c'è una risposta corretta in questo caso. Cioè, ognuno di noi va verso una parte del tavolo. Vi chiedo però un'altra cosa. Diciamo che trasformo questa domanda. Ora siete voi che avete deciso dove andare, ok? E a quale bisogno dare risposta primariamente. Se chiediamo al corpo, ora vi faccio, questa è la seconda domanda, vi chiedo anche questa di rispondere in chat. Se chiediamo al corpo invece quali tra questi bisogni è primario per il corpo in quella situazione. Immaginate ora
come se foste un osservatore esterno, di guardare voi che andate da quel punto del deserto verso quel tavolo. Qual è il bisogno del corpo che diventa primario? Non dolore, non dolore, sete, non dolore. Sete, non dolore. Ok, allora la risposta corretta è proprio non dolore. Perché non dolore? Qualsiasi punto scegliamo di andare verso il tavolo, il nostro corpo, che in quel momento ha una gamba rotta, metterà in atto una strategia per non sentire dolore a quella gamba. C'è chi zoppicherà, chi striscerà, chi si trascinerà. Ok? Per il corpo, nel momento in cui presenta un dolore, non sentire quel dolore diventa primario. E questo è per noi il bisogno fondamentale, primario per tutta la nostra vita, da quando nasciamo a quando moriamo, durante la vita, durante le giornate, quando viviamo, quando lavoriamo, quando dormiamo, quando stiamo seduti, il nostro corpo fa tutta una serie di cose per non sentire dolore. E noi non ce ne accorgiamo perché il corpo lo fa in automatico. È diciamo, mette in atto dei gesti che sono istintivi. E che cosa facciamo per non sentire dolore durante la nostra vita? Mettiamo in atto dei compensi. Ci facciamo male a una caviglia? Dopo 2 giorni che la caviglia fa male e io devo camminare, il corpo non ci sta a sentire dolore. E allora mette in atto delle strategie. Inizierà per esempio a usare di più il ginocchio, a piegare più il ginocchio per piegare meno la caviglia, o magari solleverà più l'anca per non appoggiare la caviglia, o magari appoggerà più il peso sull'altra gamba. E questo succede per tutti i comparti del nostro corpo. Quindi il non dolore è importantissimo perché ci fa capire molte cose. E il compenso è questa strategia che per fortuna abbiamo di poter sfuggire al dolore. Solo che quando i compensi, ogni volta che noi compensiamo nella nostra vita, usando più una parte, quella parte inizia a modificare anche la sua forma. Perché se io, per esempio, vedendo questa figura, considerate per esempio l'omino, il terzo omino che ha la croce rossa, che è un po' ricurva in avanti. Quella è una cosiddetta cifosi del tratto dorsale, no? Un po' gobbo, diciamo. Ha assunto una posizione che è scorretta, che è, diciamo, si allontana dall'ideale, che è rappresentata dalla quarta figura, quella con il flag verde. Quella postura sta nascondendo un disagio passato. Perché in quel momento quel corpo ha adottato una strategia per fuggire da un dolore. Per esempio, il soggetto numero 3 potrebbe aver avuto problemi a livello addominale. Per esempio, una stipsi cronica o dei dolori addominali dovuti a problematiche viscerali. Ok? Quando ci fa male la pancia ci chiudiamo in avanti. Ma non è detto. Le ragioni dietro quella postura potrebbero essere tantissime, eh? Questo è solo un esempio. Quindi quando vediamo una postura storta, dietro quella alterazione posturale c'è sempre una via di fuga dal dolore, perché nella nostra natura c'è proprio questa capacità di adattamento grazie allo spostamento, la torsione, la flessione e però alla lunga anche del cambiamento nella forma, nel cambiamento posturale. Quindi se io mi voglio mettere dritto, come il soggetto numero 4, la cosa più ragionevole è lavorare sulle cause. È proprio una questione meccanica. Devo andare a togliere quelle spine irritative, quei disagi, quei fastidi che mi stanno stortando.
Ecco qua, per esempio, questa linea rossa ci fa vedere che alcuni punti di allineamento dei primi tre soggetti sono fuori. Ecco, questo lo possiamo comprendere anche proprio dalla posizione seduta. Noi vediamo in alto a sinistra le curve della nostra colonna, come dovrebbero essere in natura, le cosiddette curve fisiologiche, ok? La lordosi lombare, la cifosi dorsale e la lordosi cervicale. Quando stiamo seduti correttamente, quello che io dico sempre alle persone, dico mettetevi dritti, noto che le persone assumono la posizione numero uno, quello che vedete col flag verde. Ma io non gli ho detto, per mettervi dritti dovete andare a recuperare la vostra curva lombare, che molti non sanno neanche cos'è e come è fatta. In automatico, istintivamente, percepiscono, potete provarlo anche voi da casa, che è più dritto recuperare quelle curve. Quelle sono curve importantissime perché quelle tre curve che la natura ci ha fornito servono per distribuire al meglio i carichi. Però noi in quella posizione facciamo fatica a starci. Perché? Perché la posizione seduta fa ruotare il bacino. Siccome il femore viene portato parallelo al pavimento, mentre nella postura eretta è perpendicolare logicamente al pavimento, nel momento in cui il femore ruota, tutto il bacino ruota e il tratto lombare si rettifica, diventa dritto. Quella curva, quella lordosi, si annulla. E allora noi che cosa dobbiamo fare per recuperare quella lordosi? Dobbiamo sforzare dei muscoli, far lavorare dei muscoli per recuperarla. E allora in quel momento cosa stiamo facendo? Stiamo alzando i giri del nostro motore, stiamo consumando di più. E alla lunga questo consumo si traduce in fatica. Fatica, disagio, a volte dolore. Il corpo vuole uscire dal dolore perché è il suo bisogno primario e trova tutte le posizioni che sappiamo. Tutte le posizioni scorrette, tra virgolette, che non sono quelle della prima. Ok? Quindi la buona notizia è che se stiamo seduti scorrettamente è normale. Il problema dello stare seduti a lungo, come diciamo molto spesso nei corsi, il problema dello stare seduti è il fatto che ci stiamo troppo a sedere. Il nostro corpo non è fatto per stare 6, 8, 10 ore seduto. E non esisterà mai una sedia ergonomica che risolverà questo problema, nonostante gli accorgimenti che possa avere, le ruote, i braccioli, lo schienale fatto bene, perché comunque non siamo fatti per stare fermi. Questo è importantissimo. In ogni lavoro, ogni persona deve compiere dei gesti e anche durante il lavoro possiamo vedere le stesse mansioni svolte in maniera diversa da persona a persona, perché il corpo, in base alla sua storia posturale, troverà i suoi accorgimenti. Ci sarà il piastrellista che magari si è fatto male a un ginocchio sciando quando aveva 20 anni, adesso ne ha 40, non si piegherà sulle ginocchia come quello che ha le ginocchia non acciaccate. E allora quello che ha avuto un disagio si troverà il modo di accovacciarsi per sentire meno male a quel ginocchio. Magari non piegherà il ginocchio, appoggerà il piede, rimarrà in una posizione semi-accosciata. E così in ogni lavoro. Quindi, detto questo, iniziamo a vedere tre cose importanti. Quali sono i bisogni primari del corpo? Uno, non sentire dolore, l'abbiamo detto. Poi il corpo vuole risparmiare, l'economia. Il corpo non vuole far fatica, tant'è che il compenso che noi scegliamo quando voi state seduti è automatico e in quel momento il corpo sceglie per noi la posizione migliore che non gli fa sentire dolore, che non gli permette di sentire dolore e che più gli fa risparmiare fatica. Ok? Mantenendo sempre la posizione seduta. Quindi qua vediamo il terzo bisogno, l'equilibrio, perché noi comunque dobbiamo assolvere delle funzioni durante la nostra giornata.
posso non sentire dolore e risparmiare anche stando sdraiato, ok? Ma se devo star seduto perché in ufficio ho la sedia, devo contemporaneamente rispondere a questi tre bisogni. Quindi non devo sentire dolore, il mio corpo sceglierà la posizione più economica, ok? Quindi in questo momento provate a osservare come siete seduti. Ci sarà chi è seduto in punta sulla sedia con le gambe distese sotto il tavolo, chi è un po' ingobbito in avanti, chi è magari un po' ruotato, chi ha le gambe accavallate. E in questo momento voi non ci state neanche pensando, perché il corpo ci pensa lui per noi. Pensate come sarebbe dispendioso per il nostro cervello pensare ad ogni momento come mi devo mettere per risolvere questi bisogni. Qua c'è un discorso fisiologico. Il dolore a volte arriva a livello sottocorticale, sotto la corteccia cerebrale. Quindi prima ancora che lo avvertiamo, il corpo ha già messo in atto un compenso. Questo è molto interessante. Andiamo avanti. Riprendendo il discorso della posizione seduta, è questo che è qui che deve entrare l'ergonomia. Perché comunque seduto ci devo stare, purtroppo, anche se poi vedremo come si sta evolvendo il mondo dell'ergonomia, in particolare di quella dell'ufficio, l'ergonomia mi deve aiutare a risparmiare, dandomi comfort. Se io quella curva che vedete cerchiata di rosso, purtroppo è la posizione che mi induce la posizione seduta, perché il bacino ruota, e io per recuperarla faccio fatica, ho bisogno di qualcosa che mi sostiene nel tratto lombare, proprio per risparmiare, qualcosa che mi dice: te la tengo io la curva lombare, non ti preoccupare, non devi far fatica. E questo, per esempio, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista di kinesiologo, sono concetti che poi abbiamo trasferito in neokinetica, è la base di una seduta ergonomica, cioè il mantenimento delle curve, perché ricordiamoci che nella nostra colonna vertebrale c'è la centralina elettronica, c'è il sistema nervoso, che va preservata prima di tutto, prima della periferia, prima di un polso, prima di un gomito, prima di una spalla, ok? Questo è molto importante. Adesso vediamo un altro aspetto. Prima già l'ho anticipato. Noi quando facciamo un'attività sedentaria come quella dell'ufficio, non stiamo facendo quello che vorrebbe il nostro corpo. E qua vediamo un altro bisogno. Il nostro corpo ha bisogno di fare movimento. La natura ci ha dato una macchina, proprio una macchina, un'automobile. Abbiamo la carrozzeria, che è il sistema scheletrico. Abbiamo i pneumatici e il motore, che sono il cuore e i muscoli. Abbiamo l'impianto elettrico, che è il sistema nervoso. Questo, che si chiama apparato locomotore, è la struttura che serve per farci muovere, ed è fatto proprio per quello. Apparato locomotore, per muoversi da un luogo ad un altro. Quando stiamo fermi a lungo, arrivano i problemi. Perché che cosa succede? I nostri muscoli, vi dico una cosa molto importante che non ci dicono, che non ci raccontano, a meno che non andiamo a cercarla. I nostri muscoli sanno fare solo una cosa grazie agli impulsi nervosi, agli stimoli che arrivano dal sistema nervoso. Sanno come. Poi quando l'impulso non c'è, si lasciano andare, ok? Ma c'è una cosa che non sanno fare. Non sanno allungarsi, cioè non sanno allungarsi automaticamente. E quindi l'allungamento muscolare per la nostra salute, per la salute del sistema muscolo-articolare, è fondamentale. È una pratica di igiene quotidiana che deve essere praticata, un po' come per i nostri denti. I nostri denti non si lavano da soli, eppure tutti noi i denti li laviamo almeno 2 o 3 volte al giorno. Io scommetto che nessuno di voi accetterebbe di non lavarsi i denti per una settimana. Il nostro corpo vorrebbe proprio quello, vorrebbe invece la sua igiene muscolare, cioè l'allungamento, che per lui è fondamentale, perché a furia di lavorare, essere stressati, mangiare male, perché sono tutti altri aspetti
che in posturologia comunque vanno a rompere le scatole ai nostri muscoli e a farli accorciare, loro tendono negli anni sempre ad accorciarsi. Le posture sbagliate, il lavoro, ok? Le posture, scusate, ripetute più che sbagliate, perché abbiamo visto comunque che le posture che assumiamo sono sbagliate, tra virgolette, ok? Quindi l'allungamento muscolare è una cosa fondamentale. In generale, il movimento, ok? Quindi a volte mi fanno questa domanda, no? Una delle cose che ho detto a Silvia per questo webinar è: facciamo capire anche, perché spesso si sente parlare di facciamo la palestra in ufficio, in azienda. Ma tutti hanno bisogno della palestra? Certo, un impiegato ce l'ha bisogno della palestra, perché ricordiamo che noi siamo ancora animali nella giungla e quella era la nostra palestra. Saltavamo da un albero all'altro, adesso non proprio da un albero all'altro, però ci arrampicavamo per raccogliere frutti, coltivavamo la terra, inseguivamo un animale per mangiare, quella era la nostra palestra. Le palestre le abbiamo create perché non abbiamo fatto più movimento per sopravvivere. Quindi a un impiegato gli dico: va bene, vai in palestra e fai anche un po' di sollevamento di pesi. Tranquillo, non c'è bisogno di esagerare, perché un po' di tono muscolare ci vuole. Ma un operaio che tutto il giorno fa movimenti ripetitivi, sollevamento di carico, posture incongrue, avrà bisogno così tanto ancora di uscire dalla fabbrica e andare a sollevare pesi? No. Prima di tutto ha bisogno di riequilibrare la muscolatura con stretching, con l'allungamento. Ok? Questo è fondamentale. Noi con Eukinetica abbiamo fatto dei lavori bellissimi. In alcune aziende abbiamo creato dei corner dove gli operai nelle pause potevano andare a fare stretching, pause di 10 minuti. Ok? Perché? Perché nonostante tutti gli accorgimenti ergonomici nelle linee di produzione che sono fondamentali, quella è la base logicamente, però alla fine il lavoro muscolare c'è comunque e noi quel bisogno di allungarci ce l'abbiamo. E come? Ok? Ci sono tanti esercizi che si possono fare anche nella postazione di ufficio. Questa, allora voglio dire una cosa, poi ho finito Silvia. Lo stretching, Silvia, insomma, è una pratica che non ce la siamo inventata noi laureati in scienze motorie. Lo stretching è uno stiracchiamento codificato, ma in realtà noi come animali, e così come tanti altri animali che hanno muscoli, ossa, articolazioni, istintivamente facciamo proprio questo, o dovremmo fare, perché alcuni di noi hanno inibito questa cosa. Io molto spesso chiedo: ma quando vi alzate la mattina vi stiracchiate nel letto? La mente in alcuni casi ha prevalso sul corpo e i bisogni non vengono più ascoltati, perché mi sveglio la mattina, il primo pensiero è vedere il cellulare se ha risposto la mail la sera prima. E il corpo che mi stava chiedendo di stiracchiarmi a un certo punto non mi dà più quel messaggio, perché non vuole vivere in questo conflitto, in questo disagio, che chiede senza aver una risposta. Se osservate i bambini quando si svegliano la mattina, la prima cosa che fanno è stiracchiarsi. Quelli eravamo noi. Poi qualcuno di noi, perché qualcuno ancora lo fa, durante la vita, proprio per quelle ragioni che dicevo, ha perso questa capacità, questo istinto. Okay? Quindi durante la giornata noi non è per forza che dobbiamo fare gli stretching del libro di Bob Anderson, precisi, ci basta anche seguire l'istinto, stiracchiarci, ok? Alzarci dalla sedia, inarcare la schiena, portare le braccia in alto, portare le braccia in basso, sono cose fondamentali. Quindi lo stretching è presente nella nostra natura, l'allungamento muscolare, ok? Quindi aggiungiamo ai tre bisogni che avevamo visto prima: non sentire dolore, equilibrio, economia, anche il movimento, ok? Un'attività motoria come camminare, non devo per forza, ecco, molto spesso mi dicono: ah, allora devo fare sport. Attenzione, perché lo sport spesso è attività agonistica e quando vado nell'agonismo
non sono molto in ascolto al corpo, perché sono in ascolto dei risultati. E quindi spesso vado oltre i miei limiti, non ascolto quando è il momento del riposo. Noi abbiamo bisogno di attività motoria, non di sport. E poi di allungamento muscolare. Attenzione, attività motoria è tutto quello, adesso questo lockdown ci ha fatto vivere, come anche piccole azioni quotidiane che facevamo, non, ci sono mancate. L'andare per le scale in ufficio, lo spostarci per andare al lavoro, la pausa pranzo in cui magari uscivamo dall'edificio con i nostri colleghi per andare a mangiare. Quindi anche chi non faceva sport ha limitato ulteriormente la sua attività motoria. Ma tutto è movimento. Adesso non so se qualcuno di voi vive in campagna, però la campagna ci dà da fare, no? Però anche in città camminare, cioè ricordiamoci, noi siamo dei mezzi di locomozione, quindi a volte quando abbiamo tempo anche in città usiamo il nostro mezzo, attraversiamoci anche la città se abbiamo un'ora di pausa e dobbiamo arrivare all'appuntamento che magari appunto è tra un'ora, perché siamo un mezzo di trasporto e quindi abbiamo il cammino che è il movimento principe per noi, importantissimo. E poi abbiamo anche lo stretching, diciamo, classico, codificato, con tanti esercizi che si possono fare specifici per gruppi muscolari. Ecco, questa è l'ultima cosa. Dove stiamo andando? Allora, io sono molto interessato a questa parte, perché vorrei che ci fosse anche più partecipazione tra chi progetta, tra chi arreda, gli spazi di lavoro e chi magari ha un po' più di consapevolezza del corpo, perché la direzione giusta secondo me è quella di dare più possibilità di movimento soprattutto a chi sta molto fermo, no? Qua vediamo l'impiegato, la palla da seduto ci dà la possibilità di fare dei movimenti di basculamento col bacino avanti, dietro, circonduzione. In basso a destra vediamo un supporto che permette di stare un po' seduti e un po' in piedi, che è meglio che stare o solo seduti o solo in piedi fermo, perché anche la posizione in piedi ferma non è l'ideale se mantenuta 8 ore al giorno per un discorso di ristagno di sangue venoso negli arti inferiori. Però è meglio alternare. Ok? Quindi ci stiamo accorgendo che siamo stati veramente a sedere, il computer ci ha messo a sedere. Noi da 40 anni a questa parte ci siamo proprio seduti per la tecnologia, per il computer a maggior ragione. Quella che vedete al centro è una scrivania integrata a un tapis roulant che ho voluto provare personalmente. È una tapis roulant che va a 3 km orari, quindi una velocità che è, noi considerate che quando camminiamo per strada andiamo tra i 4 e i 5 km orari. Quindi è molto lenta. Questa lentezza non mi fa fare delle grandi oscillazioni, tant'è che ho voluto provare se era agevole lavorare al computer. Questa mi sembra una direzione, non ci devo neanche stare tutto il giorno su questo tapis roulant, però mi sembra già qualcosa di più sensato, che va più nella direzione della nostra natura, dei nostri bisogni. Ecco. Io ho concluso, spero insomma di aver suscitato qualche riflessione. Questa tra l'altro è una frase, Peter Hobsick è stato l'inventore della famosa sedia a stocche, quella che oscilla, no? Quella che ancora oggi appunto viene vista appunto come una sedia ergonomica, lo è, ma come dicevo prima, anche quella ha i pro e i contro, perché il mio punto di vista è quello che non esiste una sedia ergonomica perfetta, perché io dopo un po', io quella sedia ce l'ho, mi devo alzare, devo fare una camminata, oppure le ginocchia le devo sfilare da quella sedia e appoggiare i piedi in terra. Ok? E questa frase mi è piaciuta perché segue proprio il discorso dei bisogni del corpo, no? La posizione migliore seduta è sempre quella successiva, cioè quella in cui il corpo vorrà andare, e per lui quella è la migliore, quella in cui va a soddisfare i suoi bisogni. Eccomi Silvia.
Eccoti, senti, naturalmente io ho una serie di domande, stavo già pronta a fare gli esercizi perché c'è Francesco che mi dice, vedo già lo sguardo colpevole, no? Io sono una di quelle che proprio in palestra, nientant, e giù di là. E il lockdown in effetti ci ha reso ancora un pochettino più pigri. Ho la fortuna di vivere in campagna, qualche passeggiata me la sono fatta, io sono capace di camminare anche per molto tempo. Una domanda. Perché sta sempre me a rompere il ghiaccio e fare la padrona di casa, ma io sollecito tutti i colleghi e gli amici che ci stanno seguendo, amici perché c'è qualcuno che ci segue da un po' ad intervenire. Tu hai parlato prima, vabbè, hai fatto una divisione tra le esigenze del corpo di chi sta principalmente seduto, perché fa lavori alla scrivania, quindi lavori intellettuali, invece le altre esigenze per chi invece usa il corpo proprio per lavorare. E in relazione a questo aspetto ci sono dei modelli organizzativi, visto che noi frequentiamo aziende produttive, che hanno insomma, tutta una serie di, come posso dire, principi, indicazioni, tra questi anche, ed è una roba, io sono un'ergonoma no, non fisica e non mi occupo di quello, però ho l'occhio per vedere le interazioni, quindi dico sempre che appunto un minimo di movimento c'è e invece alcuni modelli organizzativi per ottimizzare, sai, i costi, eccetera, eccetera, danno dei riferimenti di zone, chiamandole anche con dei nomi di metalli preziosi, che vincolano il movimento delle persone, perché il movimento all'interno di un sistema produttivo è time and resources consuming. Per favore, dici la tua su questo. Fammi un esempio, se puoi, di che Di cosa hai visto. circoscrivere la zona di spostamento per l'asservimento di attrezzatura piuttosto che di componenti, hanno una zona molto ristretta, di 1 metro, 2 metri, adesso io non conosco bene i parametri, per evitare che si perda tempo nello spostamento, quando per l'essere umano lo spostamento, quindi fare qualche passo, invece è positivo, come tu ci insegni. Il motivo è una maggior Produttività. produttività, immagino. Lo so, Silvia, a volte appunto la salute viene messa da parte e viene messa in secondo piano rispetto appunto alla produttività, a volte anche inconsapevolmente, perché appunto questi aspetti del corpo non si conoscono adeguatamente. Quindi tutto quello, secondo me, che può generare movimento in alcune postazioni di lavoro, logicamente movimenti ad hoc vanno a vantaggio del corpo. Un'altra cosa su cui riflettere, per esempio, è il fatto che oggi attraverso il computer facciamo tante cose che prima all'interno anche, cioè con il computer all'interno dell'ufficio facciamo tante cose che prima invece ci obbligavano ad alzarci. Possiamo far partire una stampante, possiamo telefonare, possiamo leggere il giornale, insomma tutta una serie di cose che magari prima all'interno dell'ufficio ci facevano alzare, no? E bisogna prendere coscienza. Io su questo insomma, mi spendo molto per far conoscere un po' di più il corpo alle persone e ci capitano le persone, anche a volte in formazione, operai che fanno proprio lavori faticosi e a fine lezione, a fine della formazione ci dicono: forse ho capito che tutti quei pesi che vado a sollevare in palestra così tanto bene non mi fanno. Questo nel caso appunto del discorso della tonificazione. Grazie. Beh, per chi come me fa attività sedute, assise, mi viene a dire principalmente così, adesso ancora di più, non ci sono più i sopralluoghi nelle aziende, quindi sono qui. Lo stretching, come dicevi tu, io per un certo periodo mi sono appassionata allo yoga, che ha molte posizioni di stretching e che Certo. quindi trovo adeguati a me, come anche come indole. Tra i nostri partecipanti c'è Daniele, che invito perché lui è un istruttore di nuoto, oltre che un ergonomo junior. Se vuole Ciao considerare, Daniele. ti Ciao Giorgio, piacere. ha Ciao, tirato piacere. dentro.
Sì, no, io per me cioè, è stata molto interessante questa presentazione. Alcune tematiche appunto le conoscevo più per il lato sportivo, appunto insegnando nuoto ho avuto modo di, con diversi corsi di formazione, entrare in queste logiche qua e ho un amico che è kinesiologo, quindi qualche informazione la recupero ogni tanto. E appunto mi sono venute diverse domande lungo la presentazione, ma fortunatamente hai risposto a tutte durante la presentazione stessa, quindi Ah, bene. già risolte. E una cosina così di curiosità è quale potrebbe essere un metodo per ricordarsi durante la giornata lavorativa Di farlo. di fare qualcosa che non sia il classico alert sul telefono, se c'è, o sei molto soggettivo alla fine. Beh, guarda, Daniele, questa domanda ci viene posta spesso, no? La ricetta, quanto ne devo fare, quando lo devo fare? Noi diamo degli strumenti, diamo un po' più di consapevolezza. Poi quello che invitiamo a fare le persone è di ascoltare il corpo, perché è il corpo che ti dice quando farlo. Ok? Senza aspettare, perché il corpo ti dice anche quando fare qualcosa. Normalmente quando le persone fanno qualcosa, quando il corpo non ce la fa più a compensare. Ecco, una cosa che non ho detto prima, Silvia, che a un certo punto i compensi finiscono. E quando finiscono, cosa succede? Che i dolori diventano cronici. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui alcune persone hanno i dolori. Se abbiamo un sistema di compensi, uno potrebbe dire allora i dolori si risolvono sempre. No, perché a furia di compenso di qui, compenso di là, compenso di giù, il corpo a un certo punto dice: adesso ho finito i cassetti vuoti, dove li metto i panni sporchi? E quando la persona è con la schiena bloccata, col collo bloccato, con un'epicondilite, con una periartrite, quello è un momento, non è il giusto momento, diciamo, di mettersi a fare gli esercizi lì, o perlomeno bisogna fare degli esercizi, magari in quel caso lì facendosi aiutare da qualcun esperto che ci aiuta a ricostruire perché tutto il meccanismo si è alterato. Okay? Ma noi dovremmo agire, Daniele, nel momento in cui il corpo avverte dei disagi, delle tensioni, l'accorciamento muscolare. Se sto tutto il giorno al PC, il corpo me lo dice. A me personalmente mi dice: alzati e fai una camminata. Io ho montato una sbarra di quelle che normalmente si usano per tirarsi su e fare i muscoli. Io invece l'ho montata tra uno stipite di una porta e un'altra per attaccarmi, lasciarmi andare col peso del corpo e stirare tutta la muscolatura. Quindi una spesa minima che ogni tanto mi alzo dalla mia scrivania e allungo i muscoli, come se fossi un gatto, perché se voi guardate appunto gli animali, gli basta anche solo stare fermi 5 minuti sulla ciotola a mangiare, o farsi una dormita di un'ora, la prima cosa che fanno quando si svegliano o quando smettono di mangiare è fare stretching. Capite? Vero. Allora, Mariella dice, alla quale volendo do la parola, effettivamente il corpo dice più della nostra mente. Mariella, siamo talmente abituati a seguire le indicazioni della mente, e lo dice una psicologa, che non sappiamo più ascoltare il corpo. Questo No, beh, lo. quello che ho sentito oggi è la conferma di quello che penso. Alla fine il nostro corpo, soprattutto a memoria, forse ha più memoria della mente, noi molto spesso ce ne dimentichiamo, però tutte le posture incongrue, tutto, anche per esempio in questi giorni che sto lavorando moltissimo al computer, come dicevate voi, mi rendo conto che il mio corpo mi dà i segnali prima di quanto me li dia la mia mente, perché prima dello stress psichico mi arriva lo stress del corpo, sarà l'età, però effettivamente così è vero, non è da trascurare questo aspetto. Sì, sono d'accordo, Mariella, sono d'accordo. Alberto invece dice: ritengo che la prevenzione primaria sia ancora una delle soluzioni migliori. Ha detto, se vuoi intervenire. Eccoci. Ciao Alberto. Ciao. Allora, tante cose correttissime, tante cose condivise in pieno
possiamo cadere anche nel well-being aziendale, dove sappiamo che a seconda del modello organizzativo dell'azienda si può agire come non si può agire. Uno degli esempi migliori di questi tempi penso che sia la Deloitte, che sta lavorando veramente bene. Quello che trovo è la difficoltà di far convergere la loro attenzione su tutte le stratificazioni dell'azienda, nel senso che negli ultimi mesi c'è tantissima attenzione sul lato impiegatizio, cosa che non c'è magari sul lato operaio o forse nel manageriale, ma il manageriale cade anche nell'impiegatizio. Una delle soluzioni, a mio parere, più valide dal punto di vista degli operai, per non sovraccaricare la struttura, come giustamente diceva Giorgio, perché se li mandi ancora in palestra sovraccarica ancora di più, perfetto, allora perché non integriamo la loro attività, e quindi qua c'è un bel lavoro di analisi ergonomica e di soluzioni strutturali kinesiologiche, dove ok, io ti studio l'attività che tu fai e te la ripropongo con un'integrazione tra kinesiologia e ergonomia. Cosa vuol dire? Che io ti do le soluzioni sulla tua mansione per farti stare pure bene. Quindi magari riesco anche a prevenire i compensi eventuali che ci potrebbero essere. Quindi invece che andare a fare il lavoro di ricompenso in palestra o in separata sede, nel mentre che sei lì te li faccio fare sulla mansione. Questo si scontra con quello che diceva Silvia, cioè ci sono modelli di business dove ok, sì, ma il tempo è importante, quindi non ci interessa. Una buona integrazione darebbe la soluzione a tutti, quindi sia da un lato che dall'altro. Per quanto riguarda la prevenzione primaria, è una battaglia personale che mando avanti, perché è un campo personale in cui ci tengo particolarmente, nel senso che si va anche a sottolineare tutte le buone abitudini che una persona dovrebbe avere per stare bene nella vita. Quindi vedere effettivamente il lato psicologico, il lato fisico, il lato alimentazione, il lato relazionale, tutte sfere che si dovrebbero integrare per far stare bene la persona stessa, sul lavoro, sulla vita personale e quant'altro. Un altro punto era, ok, non è solo il PC effettivamente che ci fa stare seduti, ma se andiamo ad analizzare è tutto il cambiamento degli ultimi decenni, quindi macchina, a casa che cosa fai? Se non hai delle passioni o tu stesso non hai la consapevolezza di doverti muovere, è difficile che vai a farti la corsa, la camminata, e tutto sta nelle buone abitudini. E poi qua è una valanga, cioè possiamo andare avanti quanto volete. Sì, grazie Alberto. Allora, sono d'accordissimo sull'ultima cosa che hai detto, non è solo il PC, tant'è che appunto a volte nel far riflettere le persone, diciamo, come venite al lavoro? Auto, metropolitana, seduti. Alla mattina, la colazione come la fate? Seduti. A pranzo, seduti. Come tornate a casa? Seduti ancora in auto. E alla sera, divano. Quindi sono ore che si sommano e che diventano una parte importante poi alla fine della nostra vita. E poi un'altra cosa che volevo dire, Alberto, su una cosa che hai detto all'inizio, il coinvolgimento di tutte le parti è molto importante. E vabbè, logicamente sia operai che impiegati, ma la parte manageriale diventa fondamentale, perché se fai progetti di well-being e la parte manageriale non dà l'esempio, è come un padre o una madre che chiede qualcosa ai figli e fa tutt'altro. È fondamentale, quindi su questo, guarda, mi trovi d'accordissimo, è una cosa straimportante. Invece spesso anche noi incontriamo aziende che lo fanno perché lo devono fare, perché aumenta la brand reputation, e loro più di tanto a livello manageriale queste cose non interessano, o perlomeno loro personalmente non sono ingaggiati, ok? Non mettono in pratica. Sì. E rispetto a questo c'è un punto importante. In altri ambiti formativi e altri confronti sta sorgendo il fatto che, giustamente, non è neanche sbagliato dal punto di vista del business o delle aziende, se un qualcosa viene proposto dall'alto, ovviamente le fasce più basse non l'accolgono in maniera dovuta o con positività. E quindi anche qua si scontra con il modello del business che viene utilizzato. Io rimango ancora dell'idea che o da sopra o da sotto si entra. Ovviamente
il lavoro individuale, cioè della persona singola, è più potente, perché comunque è quella che riguarda se stessa, quindi se tu riesci a prendere la sua attenzione su se stessa, su poter farla stare bene, hai già vinto, ok? Il modello imposto dall'alto vince di meno, se c'è l'integrazione che hai sottolineato anche tu, allora vincono tutti. Quindi se viene accolto il fatto di stare bene e le modalità con cui stare bene, quindi rientra anche nel welfare aziendale, determinati pacchetti, è un mondo. Se gestito bene, fa bene a tutti. Se posso, Silvia, volevo ancora controbattere, cioè controbattere, certo, integrare quello che ha detto Alberto. Sì. Allora, sul fatto di imporre dall'alto, vi racconto un'esperienza avuta presso la sede Iveco di Brescia, dove appunto abbiamo messo in atto quel corner che raccontavo prima, questo spazio dove non c'erano dentro pesi, non c'erano tapirulan, ma c'erano delle spalliere, dei materassini, delle palline e dei video dove c'erano gli esercizi che noi avevamo già insegnato a tutti gli operai. Ecco, il progetto è andato molto bene, tant'è che abbiamo fatto anche uno studio col medico del lavoro, raccogliendo dei dati prima e dopo, con risultati interessanti sulla diminuzione dei dolori e altre cose. Però un punto a favore di questo progetto credo sia stato il fatto che l'azienda non ha obbligato nessuno a utilizzare questo spazio. Lo hanno semplicemente messo a disposizione previa una formazione nostra in cui le persone si sono resi conto, questa per esempio è un'azienda molto sindacalizzata dove spesso ci dicevano che qualsiasi cosa proposta dall'alto a priori veniva rifiutata. In questo caso anche i rappresentanti dei lavoratori sono venuti a fine del corso come stringendoci la mano per il progetto, come per dire: ma qui noi non possiamo, cioè è un progetto talmente palese che sia a nostro vantaggio, l'azienda non ce lo sta neanche, non ci sta neanche obbligando a utilizzare lo spazio, che non possiamo dire nulla all'azienda questa volta, no? E quindi c'è stata una grossissima partecipazione, Alberto, proprio probabilmente per il fatto che è calata dall'alto in un certo modo, non come obbligo, no? Ecco. Grazie. Alberto, sei soddisfatto? Sì, ci troviamo. Giustissimo. C'è Federica, la tua presidentessa, Giorgio, alla quale Federica. Vorrei dare... La facciamo parlare? Certo. Vuoi che mutiamo proprio lei? No, perché ho visto che ha scritto. No, ma anche gli altri hanno scritto. Fede, dove sei? Posso? Devi, ciao. Mi sentite? Benvenuta. Ciao, innanzitutto mi scuso per il ritardo, però appena ho potuto mi sono liberata e insomma è sempre un piacere partecipare a questi webinar e appunto avevo una domanda molto sull'operatività, perché che era quello un po' che insomma si diceva anche nell'ultima nell'ultimo confronto e dal momento che insomma, non è la prima volta che ascolto Giorgio, però quello che mi interessava anche approfondire era questo aspetto di relazione con l'azienda, perché poi, ecco, noi abbiamo questo modo di approfondire, no, diversi approcci e, come dire, cercare il modo migliore, che è proprio, no, dell'ergonomia, di trovare questo equilibrio, e voglio sapere anche da lui come e quali sono, insomma, se ci sono degli ostacoli che incontra, come riesce ad affrontarli, e un po' come ci stava raccontando prima con l'esperienza di Iveco, e magari se ci sono state esperienze in cui all'inizio, per così dire, no, ci sono state magari delle resistenze, soprattutto dal basso, e poi un exploit nella seconda fase dopo l'implementazione di questi nuovi approcci, ecco, così. Allora, ciao Federica. Allora, ciao. Diciamo che già le aziende che si avvicinano a noi già un po' ci hanno studiato e sanno che facciamo qualcosa un pochino di diverso.
un pochino di diversa rispetto a dei bisogni che ha l'azienda, perché noi molto spesso entriamo nell'azienda come primo progetto attraverso l'8108. Facciamo l'aggiornamento dei lavoratori, le ore che l'azienda deve fare ogni 5 anni, attraverso però un corso di formazione che si occupa della salute del lavoratore. Quindi 6 ore dove parliamo di postura, di ergonomia, di alimentazione, di gestione dello stress, con un'attenzione importante sul corpo. E lì diciamo che già alcune resistenze si sciolgono, e non solo. L'azienda vede che c'è tantissimo interesse da parte delle persone su questi temi. E quindi dopo questo primo approccio spesso poi partono altri progetti che non rientrano più in una formazione obbligatoria che l'azienda deve fare. Ma diciamo così ci prende gusto l'azienda, perché vede che comunque c'è un ritorno da parte dei lavoratori che diciamo così si entusiasmano e sono molto, diciamo, sono molto interessati ad avere nuove conoscenze per migliorare la loro salute e cambiare abitudini. Quindi difficile, insomma, che certo noi cosa puntiamo? Noi puntiamo a cambiare proprio gli ambienti di lavoro. Noi ci piacerebbe che ogni azienda avesse un corner, okay? Uno spazio dove poter occuparsi anche del corpo, okay? Perché il corpo è corpo, il benessere viene ancora purtroppo considerata una soft skill, no? Perché fa parte del benessere. Infatti a volte questi percorsi li facciamo in progetti che sono open learning, quindi chi vuole partecipa, ma invece il corpo è una parte importantissima, cioè una competenza. Noi nasciamo senza il libretto di istruzioni del nostro corpo e quindi molte persone non sanno che per migliorare la situazione di una loro articolazione la cosa ideale da fare non è andare a sollevare dei pesi, ma magari fare esercizi di allungamento. Quindi il nostro apporto su questo è importantissimo. Non so se ti ho risposto, Federica, o se volevi sapere dell'altro. No, ecco, volevo proprio avere un riscontro sulla parte operativa, ecco, e quindi sull'entusiasmo che poi, insomma, incontri in azienda, che mi fa piacere, insomma, di sentire che la consapevolezza sia ancora qualcosa di ricercato anche dal lavoratore. Poi, sai, a volte l'entusiasmo si scontra con i tempi, con le risorse economiche, quindi a volte magari poi non si riesce ad andare avanti per queste cose qui. Però l'azienda fa diciamo un grosso dono ai lavoratori già parlandone. Poi è il lavoratore che deve accogliere queste nozioni, questi strumenti per farle sue. E che, come diciamo noi, la salute e la sicurezza sono un diritto del lavoratore, ma sono anche una responsabilità personale che ogni persona deve esercitare. Cioè non possiamo solo sempre demandare anche la nostra salute appunto ai nostri datori di lavoro. Ma nel momento in cui ho degli strumenti, ci sono delle cose importanti che io personalmente mi devo impegnare a fare. Sì. E questo mi viene un attimino con questo mi viene anche da ricollegarmi sul discorso della safety culture, quindi della corresponsabilizzarsi anche in azienda su quella che è la sicurezza e la salute, appunto, e come bene prezioso che va salvaguardato. Sì, assolutamente. Grazie Fede. Grazie a te. Ci sono altre osservazioni da fare? Sì, Silvia, forse un'osservazione, ma allora intanto mi presento a Giorgio, io sono Herberto Sandon della Emilia Romagna,
sono un ergonomo, quindi questo tema è un po' fuori della mia area di competenza, però chiaramente come essere umano capisco che nel luogo di lavoro siamo soprattutto fisicità innanzitutto, e siamo vita che si muove, eccetera. Riguardo le ultime osservazioni, io penso che questo sia uno dei campi in cui diventa ancora più acceso l'eterna rivalità fra modello di business, la necessità di aumentare la produttività, l'efficienza, ridurre i tempi e fare stare bene le persone. Ci sono stati altri webinar in cui abbiamo visto che fortunatamente c'è spesso la possibilità di proporre anche l'azienda il ragionamento: se fai questa azione non solo fai stare meglio le persone, ma aumenti la produttività, l'efficienza e il benessere. Spesso qua invece è una questione di cultura, voglio dire, bisognerebbe insegnare ai vari livelli che è un diritto primario del lavoratore e una responsabilità primaria del datore di lavoro assicurare il benessere a 360 gradi, anche quando questo non porta dei vantaggi immediati. Voglio dire, facciamo un esempio, un lavoratore di un call center, è difficile che chi gli dà il lavoro recepisca il messaggio: se lui sta meglio mi rende meglio. Lui gli importa soltanto qualcuno che risponda in fretta alle telefonate, ne faccia il più possibile. Quindi è proprio una questione culturale. Purtroppo è anche questo lockdown che tutti hanno ricordato prima ha peggiorato le cose, perché tra l'altro il posto di lavoro adesso è addirittura, molte aziende si sono accorte che spendono meno con la gente che lavora da casa, perché chiaramente devono, però questo peggiora ulteriormente le cose, perché interventi anche semplicemente sul tipo di seduta, no? Prima il famoso rialzo lombare, uno nelle proprie case usa la sedia che gli capita, no? Quindi purtroppo sono in atto delle modificazioni in cui si premia quasi unicamente un discorso di business, ma in senso proprio riduttivo, nel senso business, più taglio i costi oggi e più me ne viene, capito? E questo vedo purtroppo una resistenza difficile da vincere, insomma. Se non intervenendo appunto a livello, diciamo così, tra virgolette, culturale, formativo, eccetera, eccetera. E solo magari grosse aziende possono permettersi. Lo so, è un'osservazione un pochino... Alberto... Purtroppo è così, vedo che oggi si chiede semplicemente di tagliare, ridurre. Paradossalmente poi magari corriamo in palestra, ma sul luogo di lavoro accettiamo supinamente che ci facciano stare nelle posizioni, anche sfruttando quello che giustamente ci ha spiegato bene oggi Giorgio, che il nostro corpo è abilissimo nell'adeguarsi. Cioè la sedia scomoda, vabbè, io mi giro in un qualche modo. Tra l'altro da ingegnere notavo la cosa abbastanza strana, che già la sedia, quando io mi piego a 90 gradi, avrei pensato che il mio corpo, no, cerca di stare, invece no, perdo la cifosi nella parte bassa, e quindi se non ho un supporto peggioro. Esatto. Di cuore, no? Va bene, niente. No, ma sono considerazioni giuste, però io sono per diffondere invece appunto una cultura, andare contro, diciamo, questo il fatto appunto dei tagli del... Esatto, no, anch'io sono assolutamente certo, d'accordo. Certo. Intervenire a livello culturale non basta più il meccanismo di dire devo trovare il modo di dirti che migliori l'efficienza, no, devo dire che è fondamentale garantire il benessere, altrimenti purtroppo, ecco, in questo caso bisognerebbe aiutare a vedere le cose a lungo termine, come in genere nel campo della sicurezza e della prevenzione. Certo. Oggi risparmi e ti ritrovi uno che ti va in malattia fra 2 mesi. Però purtroppo questo è girato perché il modello di business diventa: va bene, questo mi va in malattia, io troverò un turnover, lo giro, lo prepensiono. Ha capito? E questo è l'intervento di essere appunto, giustamente, quello che eravamo arrivati a dire, culturale, fare molta formazione. Quando ricordavi prima, io lo faccio subito con l'8108, no? Lo dicevi, perché bisogna intervenire in queste occasioni, nella formazione, nella comunicazione a 360 gradi. E noi come società di ergonomia penso abbiamo una grossa responsabilità in questo. Certo, no, assolutamente. Io, guarda, nella mia piccola esperienza ti dico che in questi 7-8 anni di Okinetica, cioè, ho fatto veramente fatica all'inizio
a entrare nel mondo delle aziende per far capire l'importanza delle cose che promuovevo. All'inizio eravamo visti un po' come quelli della ginnastica posturale vengono e ci fanno fare ginnastica posturale. Non è assolutamente così. Stiamo parlando di progetti ben più studiati, stiamo parlando soprattutto di consapevolezza corporea, cioè stiamo parlando di dare conoscenze immanenti ad ogni lavoratore, una cosa fondamentale, conoscenze e strumenti. Quindi le cose piano piano, da quello che sto vedendo, stanno cambiando, lentamente, ma stanno cambiando. Sì, in effetti, come dicevi, probabilmente c'è anche questa resistenza iniziale, una specie di un paragone fisico, l'inerzia, no? Perché poi magari anche il datore di lavoro, se non è proprio sprovveduto, se è un minimo illuminato, capisce che intervenendo in questi contesti tutta l'immagine dell'azienda cambia, cioè è anche poi piacevole, immagino, anche per un datore vedere che la sua azienda, ci sono persone che sono contente di lavorare in quell'azienda, perché dico, va bene mirare al business, però magari dire ho il privilegio di lavorare in un'azienda in cui i miei dipendenti ci vengono volentieri a lavorare, potrebbe essere, no? Però chiaramente è un'inerzia, uno fine che non vede dei risultati, continua a ragionare col suo meccanismo di dire tagliamo, aumentiamo l'efficienza, perché vedi, paradossalmente molto spesso gli interventi che vedo fare nelle aziende, quello tu dicevi, è fondamentale il movimento. Quindi dicevi, chi di voi è in campagna, io come Silvio ho la fortuna di vivere in un paese, nella campagna bolognese, quindi faccio delle belle camminate, mi muovo anche in bicicletta, però purtroppo molti interventi sono invece che abbiamo visto anche fare da ergonomi, quelli di ridurre, non vado più a prendere il pezzo, faccio il pezzo che venga da me. Poi è stato all'inizio delle rivoluzioni, proprio le catene di montaggio erano quelle, no? Ti arriva tutto qui, quindi tu sei fermo perché non devi muoverti, quasi che il far muovere il corpo perde efficienza e quindi facciamo stare uno seduto, le gambe non le muove perché può muovere solo le braccia, non deve alzarsi a prendere il pezzo, quindi mi monta 12 pezzi al minuto anziché 8. Attenzione, però non muovendo più le gambe. Dopodiché magari devo recuperare questo, che è un intervento, certo, tra virgolette, certo, ergonomico, ma per fargli fare dello stretching, allora se non si interviene, dico appunto, a livello culturale più alto, rischiamo che, no, è quasi una cosa che si morde la coda oppure una cosa smonta l'altra. Va fatto proprio un grande sforzo, penso, a livello comunicativo, divulgativo, in tutti i campi possibili, direi. D'accordo. Grazie Alberto. Grazie Giorgio. Abbiamo nessun'altra domanda? Siamo anche ad un orario in cui è giusto lasciare andare il nostro ospite perché ci ha dedicato già molto tempo. Se non ci sono altre domande, in ogni caso, Giorgio, tu hai messo, c'è il sito, la tua mail, dove puoi metterla in chat, che così nel caso le persone possono scriverti. Sì. Certo, volentieri. E se me lo consentite, visto che non siamo neanche tantissimi e visto che abbiamo ancora un minuto, io procederei con il rituale della fotografia, se mi autorizzate. Alberto dice grazie Giorgio, grazie. Ecco, allora, quando poi Giorgio è pronto, cosa ne dici? La facciamo la fotografia di gruppo? Sì, volentieri. Poi volevo dire anche, se volete, a me ha fatto molto piacere questo incontro, scambiare opinioni, e se vogliamo anche restare in contatto su LinkedIn per chi c'è, in modo da scambiare anche, le cose che facciamo, ecco. Sì, credo che sia fattibile. Sì? Indirizzo email. Grazie Giorgio.Mottini@okinetica.it. Forse devi togliere la condivisione così io riesco a scampare la foto di gruppo. Ci siamo tutti, più o meno. Allora sì, riusciamo a esserci quasi tutti in uno stesso screen. Okay. Ah, ciao Giovanni, non ti avevo visto. Ciao Federica. Allora faccio il countdown. Ciao. 3, 2, 1. Ve la metto poi, Giorgio, te la mando in modo che tu possa avere una specie di ricordo di questa esperienza insieme. Ricordo tutti quanti che abbiamo registrato
l'intervento di Giorgio, che nei prossimi giorni lo caricheremo sul nostro canale YouTube, che si è Piemonte, dove ci sono anche delle esperienze maturate e sviluppate da SIA Lombardia. E in apertura ho ricordato ai partecipanti che questo giovedì c'è una vostra iniziativa, Federica. Grazie Silvia, il fattore H. Il fattore H, sì, che si riferisce a delle esperienze, condivisione di esperienze di ricerca, è corretto? E in questo webinar vuoi dire due parole? So che non sei preparata, ma lo sei comunque. Vabbè, ti ricordo a tutti appunto giovedì alle 17.30, un'oretta insieme per parlare di ricerca applicata in ergonomia. Il primo appuntamento vedrà protagonista una nostra socia, una ricercatrice del Politecnico, che si occuperà proprio di spiegarci questo modello che hanno studiato, diciamo, su ergonomia cognitiva, su quell'ambito lì, per come dire, capire come meglio implementare l'utilizzo di esoscheletri in pazienti che hanno problematiche riferite all'arto superiore, e quindi vi aspettiamo anche per, come dire, per capire bene come l'ergonomia, la ricerca e i risultati possano essere implementati in maniera appunto diretta e applicata anche in azienda. Quindi questo. Bene, grazie. Quindi appuntamento a giovedì e poi appuntamento a martedì per l'ultimo webinar, ergo webinar della stagione. Poi ci riposiamo e ci rivediamo a settembre. Quindi grazie Giorgio, grazie per la disponibilità. Magari ci rivediamo in autunno, cosa dici? Ci porti qualche altra esperienza? Grazie. Grazie. Grazie a tutti i partecipanti, restiamo in contatto a giovedì e martedì. Buona serata a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. 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 Ciao, ciao Marco, ciao, 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 ciao Dani, ciao Roberto, ciao Fede, ciao Mariella, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.